Che freddo, ragazzi, ma lo sentite anche voi? E questo? E dove sono finita? È bellissimo! Buongiorno, buongiorno. Non ci crederete a quello che sto facendo. Mi è arrivato poco fa il telo verde e non vedevo l'ora di provarlo. L'ho appeso, dopo vi faccio vedere un'immagine da fuori, da dietro al mio set che sto creando. Ieri mi sono arrivati i faretti con l'ombrellino bianco carini, ne ho presi solo due per risparmiare perché volevo provarli. E ho finito di vedermi tutti i video di YouTube possibili e immaginabili che parlavano di come allestire un set per modificare lo sfondo nei video. E adesso sto facendo insieme a voi la prova principale perché non ho ancora visto se le luci sono in posizione corretta. Tutti i video dicono che la cosa più importante per dopo fare il ritaglio fotografico dell'immagine proiettata davanti è di non far comparire le ombre sullo sfondo. Io attualmente ho messo una luce di qua e una luce di là a distanza di 30 centimetri. Dopo vi faccio vedere da fuori cosa sto facendo. E se vi devo dire, non vedo nessun'ombra dietro. E c'è una luce accesa in fondo alla mia camera di là e secondo me potrebbe funzionare questa cosa. Prima, mentre pranzavo, mi sono data un'occhiata a che tipo di app potevo utilizzare, sempre utilizzando dei cellulari. Io utilizzo il sistema Android dei Samsung e ci sono varie app a disposizione. Ne ho scaricata una veramente, veramente interessante, facilissima e per di più tutta in italiano. Anche se ho dovuto vedermi tutti i video in inglese per capire come funzionava, perché in italiano non ne ho trovati. E nonostante ci sono bravi ragazzini che fanno veramente delle spiegazioni perfette e chiare, non sono molto convinta sulle luci, eh. Da donna pignola vedo le mie belle occhiaie e secondo me se mi avvicino vedo anche tutti i miei bei brufoletti. Considerate che io non utilizzo mai il trucco quando faccio le registrazioni perché non l'ho mai usato, non intendo usarlo per fare i video, però in effetti penso che devo chiamare la Barbara d'Urso di questi giorni. Devo farmi spiegare come utilizzare meglio le luci sceniche, perché quelle che utilizza lei veramente sono sparisce tutto, fra un po' sparirà anche lei. Comunque, adesso vi faccio vedere dall'esterno quello che sto facendo, che è molto carino, e niente, ci sentiamo fra poco. Come potete vedere, sono sul mio nuovo set fotografico. Pannellino verde appeso con quattro pinzette ai ganci delle tende, direttamente al tubolare che dove ho appeso la tenda. Ci sono delle pinze che ho comprato insieme al telo, spendendo 9 euro per una decina di pinze e penso 15 euro per il telo. Come però notate, ho fatto un po' la stupidata perché l'ho acquistato troppo corto, perché ho preso quello 1,80 m per 2 metri. Ho utilizzato i 2 metri in larghezza perché nel video precedente che volevo fare ho visto che sui lati sporge il colloco dietro e automaticamente nell'immagine rettangolare del video non sta bene perché si vedono i lati e dopo dovrei andare a ritagliarlo, è un ulteriore lavoro. Conviene direttamente prendere uno più lungo possibile, minimo 3 metri di lunghezza e 3 metri anche di larghezza, secondo me, e così almeno coprite l'intero sfondo. Gli ombrellini, anche questi, secondo me, con 50 euro, due ombrellini con il faretto che non sono più alogene, ormai sono quelle lucette a risparmio energetico, non consumano nemmeno tanto. E cosa vi servono? Le staffe sono comprese col kit degli ombrellini. Voi adesso non vedete dove ho appoggiato il cellulare in questo momento. Ho uno di quegli specchi classici dove ci si vede dentro in ferro, normalissimo, e ho messo una pinza sopra, allo specchio. Dopo, anzi, vi faccio una foto all'immagine e ve la faccio vedere. E ho messo una pinza che mi regge il cellulare e sto utilizzando la telecamera davanti per potermi vedere, che così almeno vedo se sono in centro alla vostra immagine. E che altro c'è da dire?
Io spero che vada a buon fine il lavoro che vi farò vedere, altrimenti questo video non è servito a niente. Come vedete, però, l'ombra non si vede con questa tecnica. Uno per parte bastano, avanzano. Adesso ve lo sposto, vediamo. Ho spostato l'ombrellino col faretto e infatti si vede la mia ombra. Quell'ombra che vedete alle spalle è quella, vediamo, è quella che crea difetto e non vi permette di togliere lo sfondo con il programma fotografico. Rimettiamola. Beh, adesso da lontano anch'io non mi vedo, infatti non vedete nemmeno con le ciabatte. Torniamo come prima. Eccolo qua, questa è la specchiera appoggiata con la mia pinza sopra. Il telo verde è stato appeso ai ganci delle tende, come vi ho detto prima. Una cosa molto importante da ricordarvi: non devono esserci fonti di luce sul retro del telo, altrimenti si vede che filtra la luce e non riuscite a fare l'effetto che volete. Deve essere o più coprente possibile o abbassate la tapparella, inventatevi qualsiasi altra cosa, basta che non ci sia la luce sul retro. Che freddo, ragazzi, ma lo sentite anche voi? E questo? E dove sono finita? È bellissimo! Allora, adesso vi faccio vedere dove ho scaricato la mia applicazione per modificare gli sfondi. Sono andata sul Play Store. Da qua ho digitato Green Screen Video Editing, la parola, e mi sono uscite varie applicazioni. Io ho preferito la prima perché ho visto che era più consigliata sui siti inglesi. L'ho aperta, io adesso l'ho già installata, voi dovrete fare apri. Potete scaricare anche qualsiasi altra applicazione se preferite. Da qua, adesso non guardate cosa c'è sulla destra perché sono le varie prove che ho fatto io. E dovete fare apri qua, progetto o vuoto. Aprite un nuovo progetto e comparirà la schermata nera. Qua sulla destra in alto vi troverete la scritta Media, Media. Cliccate là e dovete cercare uno sfondo da utilizzare. Io ho scaricato un po' di sfondi, download qua. Prendiamo esempio questo del mare che mi piace con la stella marina. La scarichiamo sulla destra, è comparsa, la sto trascinando col dito. La mettiamo sulla destra e adesso confermiamo in alto a destra col frag. Adesso cosa facciamo? Cerchiamo il mio video che ho fatto, quello con lo sfondo verde di prima. Si schiaccia il pulsantino sfondo, quello con i tre quadrettini, si aprirà una tendina e in alto c'è scritto media, media anche qua. Clicchiamo e andiamo a cercarci uno sfondo. Entriamo, io entrerò nella parola camera, dove ci sono dentro tutti i miei video, e ne clicco uno a caso, questo qua, il secondo. L'ho cliccato. È comparso sotto allo sfondo, come vedete. Se è comparsa una righina qua sotto, c'è lo sfondo sopra e la righina sotto del mio video. Per mettere l'immagine su tutta la lunghezza del mio video, ci clicco sopra, l'ho fatta diventare gialla, come vedete, e l'allungo tutta la lunghezza del video tenendo schiacciato il dito. Ok, riportiamo tutto all'inizio. Clicchiamo sull'immagine del video con lo sfondo verde e lo posizioniamo dove vogliamo all'interno dell'immagine, in alto a sinistra, destra. Logicamente, mancando una parte del corpo, lo metterò in basso a destra. Lasciamolo lì. Andiamo ad aprire l'applicazione vera e propria, cioè dove c'è quella finestra bianca con la silhouette nera all'interno, che è il vero programma. Si chiama chiave cromatica. In inglese sulle applicazioni troverete la parola key, K e Y.
E attiviamo, se in caso dovesse essere disattivo, attiviamo il programma e qua giocherellando sulle varie levette possiamo vedere che andiamo a modificare lo sfondo. Dobbiamo trovare un'impostazione corretta che risalti l'immagine e si cancelli completamente lo sfondo. Io adesso sto facendovelo vedere manualmente così. E per togliere ogni minimo difetto, il mio consiglio è cliccare proprio dove c'è il contrasto, mostra maschera, è in basso a destra. E facendo questo sistema, scusate, adesso è entrato l'altro programma che ho messo per il monitor. Allora, mostra contrasto, come vedete, è un pochino più facile correggere i veri difetti, perché dovrete togliere completamente le varie sfumature del grigio e del bianco e del nero. Deve essere perfettamente un'immagine a fuoco, deve avere i contorni nitidi. Se non dovessero essere nitidi, vi rimarrà il verde sullo sfondo. Ecco, secondo me in questo momento è abbastanza nitido. Riconfermiamo sempre schiacciando modifica maschera e andiamo a vedere se ho azzeccato. Confermiamo in alto a destra col frag e proviamo a fare un play per vedere cosa è successo. Ma lo sentite anche voi questo freddo? Vabbè, a parte il mio discorso, si vede tranquillamente che lo sfondo non è scomparso completamente il verde. Magari facciamo scorrere velocemente, cliccando il bidoncino dell'immondizie qua nella schermata nera in alto a sinistra, compare la vendita dell'applicazione, sia un contratto mensile che annuale. Se non lo volete fare, ricordatevi che il contratto annuale, leggendo le istruzioni, i primi 14 giorni sono gratuiti, dopo potete recedere in caso vi serve per pochi giorni. In caso di uso professionale, magari potrebbe essere utile, invece per utilizzo privato, il mio consiglio è che la scritta in alto a destra nella schermata pubblicitaria può anche non dar fastidio. Allora, per salvarlo andiamo sulla condivisione nella barra di sinistra e facciamo salva video in galleria. No, grazie, non vogliamo acquistare niente. E diamo la definizione che vogliamo. Io prendo un HD, esempio. Esportazione in corso. Impiegherà qualche minuto e avremo salvato il video tranquillamente modificato nella galleria. Spero che le mie informazioni siano state utili a qualcuno e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!